Siamo in compagnia di Davide Frattesi. Davide, sognavi un ritorno diverso qui ad Ascoli? Sì, sicuramente. Abbiamo preparato bene in settimana la partita e tutto sommato il primo tempo, secondo me, il punteggio gli è stato decisamente largo, anche se sappiamo che il calcio è così. Chi la butta dentro, insomma, poi alla fine ha ragione, ecco. L'Empoli ci ha provato, soprattutto sullo 0-0, avete sfiorato più volte il gol che sembrava veramente nell'aria. Sì, soprattutto io stesso nella prima parte della partita, con uno schema che abbiamo provato, poi è riuscito alla perfezione, peccato per il tiro. E sicuramente un errore mio, anche però purtroppo il campo oggi c'è da dire che non era nelle migliori condizioni. C'è delusione, dispiacere, c'è rabbia che andrà riversata già venerdì in campo. Sicuramente è quello che ci siamo detti all'interno dello spogliatoio, insomma, di riuscire a trasformare questa rabbia che abbiamo per questa sconfitta nella prossima partita, che sarà sicuramente un crocevia fondamentale per il raggiungimento del nostro obiettivo. Anche perché c'è ancora veramente tutto da decidere in questo campionato. Sì, no, sicuramente. Poi la Serie B la conosciamo tutti, abbiamo fatto due vittorie, siamo rientrati anche, diciamo, largamente nei playoff. Poi adesso perdiamo la partita, siamo lì sull'orlo, insomma, di uscire. Ecco, comunque sia, dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo trasformare, come hai detto tu, questa cattiveria in carica in vista della prossima partita, perché giustamente, ecco, ti ripeto, fai due vittorie e cambia tutto, insomma.